Come rispondete alle richieste dell'Unione Industriali? Qual è il vostro programma? Ma noi condividiamo moltissime delle proposte che l'Unione Industriali in questi anni ha messo in campo, proposte concrete, realizzazioni importanti dal punto di vista infrastrutturale, dei servizi, potenziamento delle reti, l'idea poi del cronoprogramma che il Presidente Lettieri ha spesso posto come un punto essenziale della politica del fare, cioè una volta che si sono decise le cose bisogna farle in tempi certi, quindi su questo condividiamo totalmente le loro indicazioni, chiaramente verremo qua a dare il nostro contributo, le nostre proposte che saranno proposte in linea con la politica del fare, con chi non vuole parlare, questi politici parolai che sono in giro e fanno campagna elettorale solo con le parole, noi qua risponderemo con i fatti, con iniziative concrete. Si sta riferendo a De Luca? No, io non ho sempre rispetto dei miei avversari, però posso anche giudicarli quando non ci convincono. No, bisogna scendere sul concreto, i cittadini sono stanchi di parole. Scusa, si sperava forse in una campagna elettorale che è agli inizi, per carità, però forse meno avvelenata, anche dopo un periodo a livello nazionale ricco di polemiche, tanto gossip, tante cose lontane anche proprio dal fare politica. Invece sì, sta ricadendo lo stesso errore. No, sì, è un errore, nel senso che credo i cittadini siano interessati a capire come si risolvono i loro problemi. In Campania i problemi ne abbiamo tanti. Qui, se avrete la pazienza di ascoltare l'intervento che farò qui questa mattina, so che avete sempre fretta di chiudere i vostri servizi, però presenteremo dei dati, delle tabelle con proprio un segno del declino della nostra regione in questi ultimi 10 anni. Quindi dobbiamo recuperare terreno, dobbiamo farlo tutti insieme. Il contributo delle forze sociali, in particolare dell'Unione Industriale, degli imprenditori, è fondamentale per il rilancio della Campania. De Luca ha detto agli imprenditori: guadagnate rispettando le regole e l'ambiente. Lei che cosa dice? Non c'è dubbio, questo è il principio per gli imprenditori. Per la verità ho usato un termine un po' più forte, quello arricchitevi. Io però se guardo come hanno condotto la politica De Luca, Bassolino, la Iervolino, il PD questi 15 anni, devo dire che agli imprenditori li hanno impoveriti. Quindi non sono proprio le persone più credibili per essere, voglio dire, un punto di riferimento per il futuro. A proposito di politica del fare, gli industriali fanno delle proposte concrete. Lei oggi sente di prendere un inizio di impegno concreto? No, non inizio, impegni concreti, non inizio. Noi abbiamo delle idee chiarissime su qual è il nostro programma, qui presenteremo le linee di indirizzo, una forte correlazione, un forte collegamento fra il governo. Nei prossimi giorni sarà presentato il Piano Sud, quindi su questo la Campania sarà centrale, quindi avremo delle idee molto chiare per il rilancio della Campania. Però partiamo dai dati di oggi e guardiamo il passato, bisogna sempre guardare un po' il passato, questi 15 anni per superarlo, gli errori che ha commesso la cattiva politica, e li presenteremo qui per la prima volta. Quindi. Il suo avversario ha riscosso molti applausi quando ha parlato di Bagnoli e Napoli Ovest, Napoli Est. Lei cosa intende fare per Bagnoli, queste due zone? Ma questi Bagnoli e Napoli Est sono proprio il segnale della cattiva politica del centro-sinistra, la cattiva politica continua a dire di chi ha amministrato con De Luca, insieme a De Luca, con Bassolino e la Iervolino che hanno amministrato, quindi la colpa è tutta loro. Che dicono? Che hanno sbagliato? Bene, noi abbiamo delle idee chiare su come rilanciare, l'ho detto in maniera chiara, i tempi per il rilancio di Bagnoli, per vedere le prime realizzazioni, ma sono iniziative che in altri paesi del mondo si risana un ambiente, si ricostruisce in 5 anni, noi siamo da 20 anni ormai dei primi progetti su Bagnoli, Napoli Est, e sono ancora lì. Mezzogiorno si chiudono le liste, è stato sciolto uno degli indagati? No, liste trasparenti e basta, questa è la indicazione.